think we should be cautious to label him either good or bad. It would not do justice to the figure. It would not do justice to Nicolas Cage because it has many facets. Credo che dobbiamo essere cauti ad applicare l'etichetta del buono o del cattivo perché non renderemo giustizia a Nicolas Cage e quello che ha fatto sullo schermo. But there was an interesting moment I had on the second day of shooting. Nicolas asked me, why is he so bad? Is it drugs? Is it his injury? Is it New Orleans? Is it? And I said to him, let's not discuss meaning of things and motivation and so on. I'm not into that. However, there's one thing in this film which we should keep in mind. There is such a thing as the bliss of evil, the joy of evil. Give it to me. Beh, la cosa interessante è stato che credo proprio al secondo giorno di riprese è stato proprio Nicolas Cage a chiedermi ma perché questo personaggio è così cattivo, è a causa di New Orleans, per le droghe, per delle ferite nella sua vita, e io gli ho detto non parliamo di motivazioni, di quello che c'è dietro, io non sono tagliato per queste cose, però sì. E l'ha detto, è vero, lui non è tagliato, non chiede queste. So it was easy to work with him. Però c'è una cosa che non bisogna dimenticare, devi tenere a mente, che c'è proprio questa specie di felicità del male. Questa felicità del male è quello che voglio che tu mi dia. But felicità is not adequately translated. I don't think ecstasy. Joy, but forse ecstasy of bliss. Bliss is a very bliss nice word. È tipo l'incanto. The incanto of evil, the bliss, the ecstasy of evil. It's a real good word in Italian for it, but doesn't matter. And I would like to point out that in many of my films there is a lot of humor, including Grizzly Man, including Aguirre, including almost every of my films. People only think, yes, there's this obsessed German filmmaker, but they now people start to discover the humor in my films. Ma quello che vuol dire è che quasi la maggior parte dei miei film c'è moltissimo di questo humor in tutti i miei film. Tutti dicono, ah, ecco questo cineasta tedesco ossessionato con le sue ossessioni, mentre invece adesso cominciano a vedere anche il humor che c'è sempre stato nei miei film. I always love to give big roles to animals as well. And I really was fascinated by these iguanas that were not in the screenplay, and I insisted that I would film it myself, which I did with a tiny lens and a fiber optic cable. Permettetemi di parlare subito degli animali. Io adoro dare dei ruoli grandi e importanti agli animali. E avevo proprio affascinato dall'idea dell'iguana che non era nella sceneggiatura e ho voluto girarlo io stesso con una piccola telecamera con un collegamento con cavo a fibra di vetro. But of course doing Port of Call New Orleans is in a way a perspective of America, of some dark side of America, which was fascinating. It was more fascinating for me than Disneyland. Sì, Port of Call è stato senz'altro permesso di acquisire una prospettiva sugli Stati Uniti, di vedere il lato scuro, un lato scuro che è affascinante, molto più affascinante di Disneyland. I have turned down offers for 4 decades now, including, for example, Richard Geary, who wanted me to be his personal director for all his films, and he wanted me to do Pretty Woman. Sono 40 anni che rifiuto offerte, anche quella di Richard Gere, che mi voleva come suo regista personale, ho rifiutato anche Pretty Woman. And, I swear to God, it's true, and it was 30 years ago. Mamma mia! Giuro in nome di Dio, è vero. And, Edward, I hear you laughing, yes, thank you. When I started designing the character, there were two things that I thought would be effective.
well, more than two, but one that came to mind was that sort of twisted back as a result of the accident, so that I could move in a different way. I thought that would add something, and the choice of weapon was because I felt that someone who had gone down that road, and I say this with trepidation because I really want it to be your own reason, I don't want it to be mine, but if you, I felt that it would be some, there is paranoia, you know, that's all I'll say, there is paranoia. Quando ho cominciato a creare, a progettare il personaggio, ovviamente sono state alcune cose che mi interessavano, ma due in particolare. Innanzitutto il fatto di poter rendere ancora più efficace questo passaggio, questo cambiamento, cominciando a muovermi, a girare a, in conseguenza dell'incidente con la schiena piegata, con la schiena storta, perché secondo me questo sarebbe stato un segno visivo, un segno evidente appunto di questo cambiamento, di questo incidente, avrebbe aggiunto qualcosa al personaggio. E anche la scelta dell'arma, la scelta della pistola, che in un certo senso definiamola come appunto una specie, diciamo, c'è una certa paranoia, e quindi questa è stata conseguenza di questo.